cala il potere d'acquisto delle famiglie italiane. Se è vero che nel 2011 il reddito lordo disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,9% e la spesa per i consumi finali è cresciuta del 2,9%, è altrettanto vero che la dinamica dei prezzi ha determinato una diminuzione del potere d'acquisto. Lo conferma l'Istat nell'aggiornamento delle stime dei conti economici nazionali per gli anni 2010 e 2011, secondo cui la propensione al risparmio è scesa all'8,8% dal 9,7% del 2010. Per effetto del calo del potere d'acquisto, 6 italiani su 10 non dispongono di un reddito adeguato, ma c'è addirittura un 6% che non riesce ad arrivare mai a fine mese. Da un'indagine condotta dalla Coldiretti, il calo dei consumi riguarda anche l'alimentazione, con una riduzione pari al 2% negli acquisti in quantità nei primi 8 mesi dell'anno. Secondo Confcommercio, al momento non è possibile un'inversione di tendenza, anche se ad agosto i consumi sono, seppur minimamente, cresciuti dello 0,2%, un dato che evidenzia il tentativo delle famiglie di non comprimere oltre una certa soglia il consumo, soprattutto nei mesi estivi, dopo una prima parte dell'anno in cui hanno registrato una sensibile riduzione del proprio reddito disponibile, che si è tradotta nel calo della domanda.